Allora, prepariamo le panchine su un foro centrale. Basta uno perché la panchina pesa 80 kg, quindi non si muove. Come sono costruite queste panchine? Ovviamente ogni panchina ha il suo modello. Tendenzialmente andremo a dargli più piede nella parte posteriore. Quindi andremo a creare un plinto leggermente più lungo nella parte posteriore. Il lavoro è molto semplice, bisogna scavare in questo caso gli autobloccanti e creare un cassero. Ecco il cassero. Nel cassero andiamo a inserire una rete, quindi per creare un minimo di armatura. Normalmente prendiamo una staggia, mettiamo a livello il perno, tenete conto che lo spessore del piede di questa panchina va di farlo udine è di circa 9 cm e mezzo più mezzo centimetro poi di sovralzo, per cui arriviamo a 10 cm. A questo punto semplicemente gettiamo con una malta un po' particolare, gettiamo con una malta ad alta tenuta e poi seguiamo il fissato.